se avessi ascoltato che ha dato del mafioso o ha detto che un parlamentare contiguo alla mafia, io l'avrei richiamato. Adesso, solo per la questione dei tempi, collega Rosato, andiamo avanti e io sarò ben lieto di dare il... Collega, le sembra un comportamento questo corretto in aula? Vi sembra un... Va bene, allora, se vogliamo fermarci... Collega Fiano, a parte il fatto che tutti gli interventi per fatto personale, soprattutto del mio gruppo, li ho sempre inviati a fine seduta, sempre. Adesso, se volete continuare con questo atteggiamento, continuiamo. Le ho detto, c'è un parere della Giunta... Collega Faraone! Adesso è iscritto a parlare il collega Costa. Ne ha facoltà. Melilla, prego, richiamo al regolamento. Che articolo? Articolo 58 e 59. Presidente, su molte cose io finora ho sorvolato, nel senso che per quieto vivere uno si sta zitto. Il deputato 5 Stelle, rivolto a tutti noi, ha detto che noi non possiamo neanche vergognarci, perché la vergogna appartiene soltanto alle persone oneste. Io ho 59 anni, ho iniziato a fare politica a 14 anni distribuendo volantini, diffondendo l'unità la domenica nelle case. Non ho mai ricevuto un avviso di garanzia nella mia vita e non tollero che qualcuno mi dica disonesto. E le chiedo di difendere tutti i cittadini onesti presenti in aula. Io sono una persona onesta, non so neanche che cosa sia un avviso di garanzia. La ringrazio. Prego, collega Costa. Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, onorevoli colleghi. Presidente Letta, lei è andato al sodo dei problemi, dei programmi, delle idee. Un intervento che inaugura una fase nuova, un intervento che in modo molto eloquente mostra che il suo governo ha sganciato quel freno a mano che ne paralizzava l'azione, che puntava a farne girare a vuoto il motore. Ora non ci sono più alibi. Il suo